Ciao a tutti ragazzi, io sono Maslim e benvenuti in questo nuovo video. Sono insieme a Ripepet, Pucic, Capri, Capite, Topis. Ciao ragazzi. Ciao. Bella. Ah, sentite, siamo nella mod di Squid Game su Among Us. Da come vedete io ho una bambola cattivissima e potentissima e giocheremo gli Squid Game. Il problema è che in questa modalità non puoi scegliere i tuoi nomi, quindi avevamo dei nomi automatici e il più simile a Mattiz era Maslim. In realtà sono con Rasco, Lollo Pollo, Joe e Truster. Ok, siete pronti a giocare a un 2-3 stella? Prontissimi. Sì, bene. Vediamo chi sarà il primo a cui farò esplodere la testolina. Ed eccoci qui, pronti. Maslim, l'assassino, è pronto a giocare a un 2-3 stella. Il primo minigioco di oggi. Siete pronti? Yes. Direi di sì. Allora, innanzitutto... No. Maslim, ho un'obiezione. Sì, dimmi Joe, ho ripetetto. Matti, scusami. Invece di un 2-3 stella, potremmo giocare a nascondino. In realtà sarà una delle prossime... niente spoiler, senti, allora... Ora, innanzitutto dobbiamo far capire un attimo chi siamo. Maslim e Mattiz. Pucci c'è? Sono proprio io, Lollo Pollo, signori. Okay. Lollo Pollo. Poi Ripepet. Ciao ragazzi, sono Joe. Carbrid. Rasco. Ok, e Dubis. Trasterone, eccomi. Ok, non ci capirete niente, ma va bene così, perché alla fine nella serie TV, se ci pensate, erano tutti chiamati come dei numeri, no? Quindi va bene in questo vero. Modo. È tutto calcolato, che ne sapete. Comunque, primo gioco di oggi, un 2-3 stella. Allora, dobbiamo trovare, ecco, io mi metterò tipo alla fine di questo corridoio, cioè tipo qui, okay. Al corridoio. E voi dovrete partire. Ah, ma c'è poco spazio. No. Ah, vi dico io cosa facciamo qui. Allora, il percorso sarà questo. Si parte da qui. Ok? Si parte da qui. Bisogna fare il giro intorno al cerchio. Oddio. Okay. E poi il primo che supera questa riga qui ha vinto. Ok? Perfetto. Vabbè. Ma una domanda che può sembrare scontata. Ma chi non ce la fa? Chi non ce la fa? Scopriamolo, no? Io scappo. Molto bene. Mi raccomando, ricordate di lasciare un mi piace per questo mega ritorno su Among Us e che gli Squid Game abbiano inizio. Io non ho una benda in realtà, quindi utilizzerò un pop-it per bendarmi. Va bene comunque? Il pop-it nascondino. Pop-it nascondino, ok, perfetto. Esatto. Va bene. Vi consiglio di stare molto attenti perché stiamo per iniziare. Allora, vediamo se mi ricordo come fa la canzoncina. C'è Pipepet che Ripepet, ti devo far fuori? Rocky Laser su Pipepet. C'è qualcuno che sa cantare la canzoncina? Forse Lollo Pollo? Non l'ho ancora imparata purtroppo. Guarda, ci ho pensato ma non ancora. Ci provo a cantarla, allora vai. Facciamo una prova. Questa se qualcuno si muove non è valida comunque. Vado, Okay. Cucini case di terra. Vabbè, mi siete venuti, mi siete mossi tutti. E la mangiata dello Squid Game, appena senti la canzone vai, non esatto. Ti puoi fermare. Ok, ora iniziamo ufficialmente, mi faccio fuori tutti quanti, ve lo dico. Ok, vabbè, passiamo alla versione italiana. Comunque, che interpretazione, vi è piaciuta? Sì, che voto mi date? Sei stato perfetto. Ok, bene. Bene. Possiamo incominciare. 1, 2, 3. Stella! Io non so se c'è tipo qualche ritardo di connessione, ma io vi ho tipo visti muovere tutti in realtà. No, è possibile. Però devo dare quel mezzo secondo in più perché comunque la connessione va un po' in ritardo e cose del genere. Va bene. Io mi metto un po' più su che sennò non vi vedo. Ok, non dovete avere ansia della bambola, state tranquilli. Okay. Bene. Siete pronti? No. 1, 2, 3. Stella! Attenzione, abbiamo un Pocic perfetto e un Ripetet che sarebbe, chi sarebbe? Joe? Sì. Se la sta rischiando, ve lo dico. Sì, però io ho una domanda,
dimmi, Gio, che cosa dato è? Che sono in vantaggio, qual è la ricompensa per il primo vincitore della partita? Beh, andare al secondo gioco, in realtà solamente quello. E una pannocchia cotta. Sì, pannocchia cotta più accesso al secondo gioco. Pannocchia cotta è importante perché ti servono energie. Che bello, bisogna vincere, bisogna vincere. Anzi, vabbè, dai, visto che è il primo minigioco. Ma la bestia non ha visto nulla? Scusa un attimo. No, ma... no. Ripetetto, ma ti stai prendendo il gioco della bambola? No, ragazzi, non mi sentite, sto laggando tutto, problemi con connessione. Vabbè, scusate. Senti, ammonizione per Joe, al minimo movimento, giuro che la bambola ti lasera, proprio ti distrugge, come non so. Ok, scusa. Vi dico una cosa, il vincitore di questo round avrà anche un'altra ricompensa che però non vi dirò. Ora però, basta perdere tempo, dobbiamo essere più veloci. 1, 2, 3, Stella! Ho visto un po' un ripetetto in vantaggio. Un po' cicci, un po' movimentoso. No, ma io mi sono fermato prima del 2. No, questo mi sembra assurdo, attenzione. 1, 2, 3, Stella! Mamma mia, che ritardo! Ma io ho visto un qualcosa qui. Joe? Sì, l'hai visto, l'hai visto. Avete visto tutti, vero? È il momento, è il momento di riscaldare un po' tutto quanto. Sentite, sentite il laser. Gli occhi laser. Ma io vi ricordo che questo è solo un gioco. Siete liberi di abbandonare quando volete. Oddio, pure la scelta no, no. Vado, continuiamo, eh. Vada. Ci papa, se chi se pa. Veloci, rapidi. Mi dispiace dirvi una cosa, però. C'è stato un cambio di programma. Ma mamma mia. Guardate la bambola, si sta muovendo. Infatti, il vero arrivo adesso sarà in fondo al corridoio. Miseria. Questo non l'avevo giusto io. Pesante cambia la situazione. Cambia tutto però, perché io ero ultimo, potrei arrivare prima a questo punto. Sì. 1, 2, 3, Stella! 1, 2, 3, Stella! Mamma mia. L'arrivo è qui a sinistra comunque. Chi supera questo qua? Ok. 1, 2, 3, Stella! No, non ci siamo per niente. No. Tu no, sei no, Thruster, no, vero? No, non è vero. Attenzione. No, sei Thruster, posso spiegare, vero? Posso spiegare. Sì, allora, ti do una possibilità. Ascoltami bene. C'hai una task da fare qui? Sì, ce l'ho. Ok. Quella delle foglie. Se fai questa task entro 3 secondi ti risparmio. Oddio. 1, 2, 3. No. Io ho detto 3 secondi. Cioè, ma secondo te la bambola può darti un secondo in più? No, dimmelo, rispondi perché. Io avrei una domanda adesso. Siamo rimasti in due. Siamo i vincitori. Mi dispiace dirtelo, ma il vincitore sarà solo uno, Lollopollo. Io ci ho provato. Ma Carbrid, signore, che sarebbe Rasco. Ma tu sei una macchina breed? Io sono una macchina volante. Ma posso fare la spia? Non so, così magari mi arruffiano la bambola. Dimmi. Perché se si muove, magari tu sei un pochettino girato, ti stai per girare, ti potrei avvisare. Okay, non perché voglio diventare amico della bambola killer. Ma guarda, se vuoi posso fare la stessa cosa anch'io. Non puoi farlo adesso. Vabbè, senti, adesso vi lasero entrambi. Quindi continuiamo a giocare prima che sia troppo tardi. 1, 2, 3, Stella! Pocic! Mamma mia! Mamma mia! Facciamo una cosa. Qui io vi dico la verità. Vi siete mossi entrambi. No. Sto più avanti, quindi sono più avvantaggiato. No, adesso io farò una cosa. La bambola se ne va via. Grazie cavata, Lollopo, Grazie cavata. Papa, se chi se pa. Cuci papa, pupi pepa. Scuci la petiteta. Ok, il vincitore di questo primo minigioco è la persona che riesce a trovare la bambola ora. Oddio, credo di Rasco non l'avevamo capito. No, Lollopollo, rimani indietro. Secondo me è sotto. No! Vai sopra. Io vado sopra. Dimmi che sei electrical. Mi fido. È qui. Eccola! Non ci credo. Lollopollo. Scutupa da pum. Non ci credo.
E attenzione, perché il primo vincitore è la macchina volante, Rasco. Applausi. Applausi. Bravo, bravo, bravo. Bravo, c'è da fare i complimenti. C'è da dire la verità. Ti faccio i miei complimenti. Sei stato davvero eccellente. Eccellente. Grazie. Ok, ma adesso, beh, non perdiamo tempo, perché è arrivato il momento del secondo minigioco. Eccoci ritornati. Ve lo dico questa volta. Ciao, Carbrit. Non mi hai visto. Ciao, Raschetto. Vabbè, sentite. Sono solamente una suora io. Me ne sono accorto. Comunque, allora, questo è il secondo minigioco di oggi. Sono nelle vesti di una guardia, perché siamo in un nascondino nella mappa gigante su Alship. Adesso vi dovrete nascondere tutti quanti e indovinate cosa succede se venite trovati. Ho una brutta impressione. Vinciamo no. Poi sì? Lollo Pollo. Okay. Guarda, secondo me potremmo diventare un po' uno spezzatino. Mi piace questa definizione, mi piace tantissimo. Molto bene, siete nascosti tutti? Io sì. Esatto. Bene, che abbiano inizio gli Squid Game. Ok, allora ho scelto una mappa grande, quindi mi dovete ringraziare. Ma è enorme questa mappa, non è grande. Mi dovete ringraziare. Vediamo un po'. Allora, il primo minigioco è stato vinto da Rasco. Se Rasco vince anche questo, ha vinto gli Squid Game, ve lo dico, Che responsabilità! Signor Killer, ma noi possiamo fare la spia contro i nostri... No, non si può, non si può. Niente spia, perché qua noi stiamo facendo una piccola maratona, perché ma io non potrei essere stato un po' poco attento e magari... Ho visto pure Rasco. Non è vero. Via, pollo, via! Ma chi ho ucciso? Non a me, e questa cosa mi piace. Lollo Pollo, best strategia 2021. Ragazzi, è stato bellissimo, mi sono nascosto dentro. Traster è colpa di Lollo Pollo, ha sfruttato il tuo corpo per fregarti. Ok. Vabbè. Comunque, gli Squid Game annunciano giocatore Traster eliminato. Ne rimangono tre, quindi il titolo potrebbe essere ancora mio, il vincitore ufficiale di Squid Game. Io praticamente, inseguendo Lollo Pollo, ho visto tutti. Ho visto per un attimo Joe, ho visto per un attimo Rasco, ho continuato a inseguire Lollo Pollo e ho ucciso Traster. Allora, dare un consiglio, sono in un posto dove si lavano i piatti. Okay. E non è la cucina. Dove li lavi i piatti di solito? Indizio un po' strano. Pucic! No! Ma Pucic stava al bagno, tu non rispetti la mia privacy. Ho capito, io sono il killer. E poi ti avevo detto che in bagno potevi starci per 3 secondi, invece ci sei stato per più tempo e quindi ecco la tua penitenza. Finalissima! Abbiamo Joe contro Rasco? Non ci voglio credere. No, ma la mia pesa di più, se vinco mi porto a casa. Sì, Rasco, ma non vinci, preparati, perché io ho trovato un nascondiglio infallibile. Vedremo. Io sto trovando posti della mappa invece mai visti prima, quindi mi fa piacere che... Secondo me Joe è nella parte destra della mappa. Sento questo odorino di parte destra. Scusami, ma perché non ti fai i fatti tuoi? Ma è vero che sei a destra. Mamma mia, devo fare per il gruppo. Se vinco io vince il gruppo. Vince la suora. No, dove siete? Essendo che ero il vincitore della scorsa edizione del gioco di prima, ho 3 secondi di fuga. Fai il countdown. Lei si fermi, signor killer. Ragazzi. Signor killer. Ok, vai. 1, 2, 3. Ok, si parte. Ti ho visto passare, sei passato davanti a me. Ok. Allora, Joe a nord. Okay. E tu sei poco davanti a me, quindi... Dai, però, l'ho perso. Ho dato il vantaggio al vincitore. Era il bonus del game di prima, giusto. Nessuno è imbrogliato. È che non c'era nelle regole questo bonus della partita precedente. Infatti me ne sono accorto adesso. La guardia è un po' stupida oggi. Vabbè, ormai è andata così. Senti, Matti, ti voglio dare un consiglio. Voglio venire in tuo aiuto, ok?
Okay. Non ti fidare, killer, non ti fidare. Fidati. Se tu vuoi trovare il nostro caro amato Rasco, dovresti attraversare un lunghissimo corridoio blu slash azzurro. No, 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 vedo una cosa brutta. No, no. Non ci credo. Ma che siamo? No. Ha vinto Rasco. Andiamo. Ha vinto Rasco. Ma campione ufficiale. Possibile. No, Gio non era, era tipo in basso a destra, una cosa del genere. Nascondiglio. Incredibile. Ma è incredibile questa cosa. Rasco, ti devo dare il premio. Hai vinto tu. Hai vinto ufficialmente tu. Sì, ma il premio sbaglio era una pannocchia. No! Oltre alla pannocchia, oltre alla pannocchia, hai vinto un'altra cosa. Rasco, dove sei? Sono qui che sto portando in giro il titolo. Sto andando a vedere i miei amici. Mi sono vestito da bambola, Mi sono vestito da bambola solo per darti il premio. Ah, ok, pensavo che devo stare fermo e ci fulminai di nuovo. No, qual è il premio? Fulmine, qual è il premio? Nessun fulmine. Il primo premio è la pannocchia. Che ho già, cioè, ti ho già spedito da Amazon, quindi ti arriverà. Grazie. Ma da Amazon ti arriverà un'altra cosa, perché mio caro Rasco, sei il vincitore di una copia del libro di Rin e Matti, il portale magico. Sì. Ma lo volevo comprare su Amazon, quindi me lo regali tu ufficiale? Assolutamente sì. E all'interno sta anche spuntando una letterina qui, guardatela. Oh mamma mia, la letterina che potrete compilare tutti quanti e spedire direttamente a Nin e Matti, e noi la mostreremo in un video. Che dire, il portale magico, sicuramente un libro meno spaventoso di Squid Game, lo trovate su Amazon e in tutte le librerie. Siamo primi in classifica dei libri più venduti, quindi vi ringrazio tantissimo per il supporto. Nin e Matti, il portale magico, è il libro più comprato d'Italia, e noi ci vediamo ai prossimi Squid Game. Ciao.